Tra le tante aziende presenti a Cersaie 2013 c'è anche Ceramiche San Nicola. La sede non è nel distretto ceramico modenese Reggiano, bensì a Corato, in provincia di Bari. Ceramiche San Nicola è sul mercato dal 1996, o meglio, sarebbe stata sul mercato nel 1996 perché quella è la data in cui è stata fondata, ma per un problemino tecnico in realtà ha cominciato a lavorare dopo. Quale? Il problema era che il comune di Corato non faceva una strada di piano regolatore. Ho aspettato più di 6 anni affinché arrivasse questa strada per passare i servizi come gas, luce ed altro. Quindi nei fatti Ceramiche San Nicola è sul mercato dal 2004, ma da allora avete fatto ulteriori investimenti e ultimamente avete investito sui macchinari. Perché? Perché per rilanciare la Ceramica San Nicola sia come marca che come effetto di ceramica e per stare ai passi con tutti gli altri miei competitori. Ecco, lei è in un mondo di giganti, si sente un nano? No, mi sento più forte forse di loro. Il mio vantaggio è che non ho mai, ho sempre pagato a tutti, questo è il mio vantaggio e cerco di dare il prodotto a un giusto prezzo. Riuscite anche a fare decorazione digitale, la nuova innovazione? La nuova innovazione è basata tutto sul digitale. Siamo passati poi ai grandi fermati come 60-60, 15-60, 30-60 ed altro. Anche voi fate legno, cosa ne pensa della ceramica che imita i materiali naturali? Ma è un prodotto che attualmente sta andando molto forte sul mercato, perciò era necessaria, indispensabile fare questa ristrutturazione per presentare un prodotto degno del legno. Ceramiche San Nicola, dove vende? Quali sono i vostri mercati? Il nostro mercato purtroppo era un mercato italiano, ma adesso con la ristrutturazione stiamo passando ai mercati esteri, perché il mercato italiano ormai è piatto, non dà più niente. Quindi il suo sogno per il Cersaie 2014 è quello di aver conquistato dei paesi esteri? Sicuramente, sicuramente. Ho cominciato con gli Stati Uniti, dove già riesco a vendere, come pure negli altri paesi. Paesi balcani che sono vicini a me ed altri, Grecia ed altri. Quindi anche una piccola ceramica può varcare i confini dell'Italia? Sicuramente, guai se non li varcasse, altrimenti ci chiuderemo in un nostro guscio che è molto piccolo e così come sta la crisi italiana sicuramente saremo già chiusi.